Da oggi entrano in vigore misure nazionali e regionali per tenere a freno i contagi da Covid durante le festività di Pasqua. Un decalogo simile a quanto abbiamo già visto tra Natale e Capodanno, con non più di una visita al giorno a parenti e amici dalle 5 alle 22. Al di là di questo ci si sposterà solo per motivi essenziali. In Piemonte, supermercati chiusi dalle 13 di domenica e per tutta la giornata di lunedì, saranno rafforzati naturalmente i controlli da parte delle forze dell'ordine. Allora di tutto questo noi parliamo con il prefetto di Torino, Claudio Palomba, che è collegato con noi. Buongiorno signor prefetto. Buongiorno a voi. Allora sarà dunque una Pasqua in zona rossa, quella che ci apprestiamo a vivere. Abbiamo sentito la ministra dell'Interno Lamorgese raccomandare un monitoraggio rigoroso ma anche equilibrato. Che cosa avete previsto sul territorio? Sì, mi fermo proprio sull'ultima parola che lei ha detto, equilibrato e intelligente, insomma. Abbiamo previsto un rafforzamento nelle zone che si prevede di maggiore affluenza, quale parchi, arterie stradali, ferroviarie e altre, in alcune zone in particolare di Torino o comunque zone che possono essere in parte già sono state raggiunte di seconde case perché il timore è che in piccoli centri ci possano essere degli assembramenti e quindi ci saranno un rafforzamento nelle zone maggiormente turistiche o di seconde case da parte dei carabinieri e per quanto riguarda invece la città di Torino, ovviamente particolare attenzione sarà data ai parchi, ai luoghi di maggiore assembramento. Ecco, ricordiamo naturalmente, dal momento che ha citato la questione delle seconde case, che appunto in Piemonte è stata vietato, sono stati vietati gli spostamenti verso le seconde case per i non residenti in regione, quindi una limitazione aggiuntiva. Esatto, sì, ieri proprio c'è stata una conferenza regionale con il presidente Cirio, tutti i prefetti e i sindaci dei comuni capoluogo e il presidente ha partecipato l'ordinanza che esclude, analogamente a quanto avviene in altre regioni, la possibilità di raggiungere seconde case da persone fuori regione. Quindi comunque c'è questa ulteriore limitazione. Il mio auspicio è che ci sia, come è stato detto anche dalla ministra, senso di responsabilità e un ultimo sacrificio, ci auguriamo ovviamente, soprattutto in considerazione della progressione della campagna vaccinale, che Esatto. è auspicio di tutti ci possa portare fuori da questa fase molto particolare. Fuori dall'emergenza. Grazie prefetto Palomba per queste considerazioni e grazie per essere stati con noi. Noi Grazie a voi, auguri continuiamo di buona Pasqua. altrettanto a lei.